L'inaugurazione questa mattina qui a Palazzo Rocca è stata davvero una cosa emozionante. C'erano davvero molte persone, erano rappresentate le istituzioni, era rappresentato il mondo del villaggio, villaggini di ieri, di oggi, collaboratori di ieri e di oggi e tutti ugualmente emozionati. Devo dire un grazie particolare a Maria Rosa Ivani, che è stata la nostra ragazza oggi. Entrata al villaggio 61 anni fa, è stata la ragazza che ha tagliato il nastro per arrivare qui, in questa realtà che è tutta da vedere. Lo dico anche per chi era all'inaugurazione questa mattina, tornate a vederla, perché nel silenzio e nella tranquillità si può davvero rivivere la memoria. Ecco, siamo arrivati alla mostra, dopo 10 anni dalla ripartita di Donnando e 70 anni dalla creazione del villaggio dei ragazzi, l'amministrazione comunale con l'associazione Chiava Riricorda, di cui ne faccio parte insieme alla Marisa Spina e a Jacopo Casoni, mio figlio della Casper Design, abbiamo pensato di dedicare un ricordo, anche se qualcuno giustamente ha detto che se fosse vivo Donnando una manifestazione del genere forse gli avrebbe dato anche fastidio, perché lui era schivo ad apparire, tant'è vero che in tutta la documentazione che io ho cercato di mettere insieme non appare quasi mai, appaiono i politici, appaia il vescovo, infatti dietro di me ci sono i famosi piloni, come lui li chiamava, che erano quelli sulle quali si è poi basata tutta l'opera del fanciullo del ragazzo. E io ho cercato di rappresentarlo come uomo d'azione, come uomo del fare, quindi ci sono tutte le documentazioni delle costruzioni che ha fatto, che partendo dalla Villa Parma, che era poi piano piano diventata troppo piccola per quello che voleva fare, ha cominciato a costruire il CAP negli anni 59, poi è stato omaggiato perché, come diceva lui, la provvidenza ha pensato, quindi Pian dei Mucini, l'albergo a Chiavari, l'albergo Giardini, l'Agricola del 55 e poi assieme ai grandi amici Pippo Sanguinetti, l'ingegnere Chiarella, Vicari come prefetto e tanti altri, Lamastini ha creato quello che ha creato. Noi siamo qui per farlo capire un po' a quelli che in quel periodo lì non erano ancora nati e quindi per noi è stato un onore e un onere fare questa mostra, però ne siamo soddisfatti. Ma è un vero orgoglio e onore avere appunto nel nostro Palazzo Rocca una mostra così importante su una figura unica del nostro territorio come Donnando, che tanto ha fatto e lo si vede ancora tutti i giorni, sicuramente da quello che viene ricordato dalle persone, ma soprattutto dalle opere che ci ha lasciato, opere a servizio dei giovani, ma soprattutto delle persone con fragilità, con maggiori difficoltà. E quindi è veramente una mostra in grado di far ripercorrere tutti i momenti della sua vita, i momenti più intimi come la sua camera, ma soprattutto il contatto con le persone e tutte le opere che ha realizzato. Credo che un aspetto molto significativo sia la scala con cui si accede alla mostra, perché dà l'idea delle tante opere fatte negli anni, ma soprattutto della salita per realizzarle, perché tutti questi progetti richiedono veramente tanti sforzi, lo sforzo di tutti, ma sicuramente con una figura così particolare come Donnando è tutto stato sicuramente più semplice. Seduto al tavolo, come gli sciuscia, li chiamavano allora così, di una volta vicino ai piatti d'epoca, ai bicchieri di alluminio, come quei ragazzi che sono stati accolti da Donnando. Fa sicuramente pensare alla povertà, alla gioia di essere accolti. E ringraziamo, ecco, prendo l'occasione di ringraziare Franco Casoni, i suoi collaboratori, Marisa Spina, per il modo bello in cui hanno messo giù le cose per rendere viva la memoria di Donnando, di quanto ha fatto. E di ricordare a tutti che la vera mostra delle opere di Donnando sono coloro che lo hanno incontrato, che hanno preso da lui, imparato e che continuano, perché questa è una mostra che
attuale, le persone che fanno sotto gli occhi di tutti quello che hanno ricevuto lo restituiscono.